E allora, grazie al professore Andrea Roventini. Se crede, rimanga con noi qualche altro minuto. Andiamo subito da Massimo Mallegni, senatore Forza Italia, per andare intanto a commentare questa analisi, questo volo d'angelo sull'Europa, sull'economia europea, e che insomma che così tanto potrebbe impattare anche in maniera positiva, se giustamente interpretata, sulla Toscana. Ma io mi trovo, da un punto di vista proprio di impostazione, con il professore dall'altra parte, perché le politiche assistenziali attraverso un ulteriore reddito di cittadinanza, che adesso si chiama reddito di emergenza, sono a mio avviso il contrario esatto di quello che bisogna fare. Cioè bisogna dare da mangiare alle persone che hanno fame, ovviamente, perché bisogna sostenere coloro i quali hanno dei bisogni oggettivi, impellenti, e ci mancherebbe altro, e questo bisogna continuare a farlo, ma va fatto principalmente attraverso gli enti locali, e quindi noi dobbiamo dare risorse agli enti locali, che anche questa volta, in questa settima bozza del decreto cosiddetto rilancio, non sono ovviamente tenuti in considerazione. Poi se vogliamo entrare nel merito possiamo anche farlo. Sì. Perché tutta la questione legata alle compensazioni, eccetera, insomma, in buona sostanza, soldi veri anche questa volta se ne vedono pochi all'orizzonte. Noi dobbiamo invece sostenere le aziende, dobbiamo sostenere le imprese, dobbiamo sostenere quelli che in questo paese, ma nel mondo, sono gli unici produttori di occupazione, lavoro e sviluppo, sono le aziende. Solo quelle producono lavoro, solo quelle producono sviluppo, solo quelle producono occupazione, null'altro, non c'è nient'altro. Questa logica di sovietizzazione del mercato italiano è una roba che è esattamente all'opposto di quello che serve. Quindi contiamo, c'è una politica, io rispetto le opinioni degli altri, ci mancherebbe altro. Il Movimento 5 Stelle, stasera molto ben rappresentato dal mio amico Gianluca Ferrara, ha una posizione politica che vuole una logica assistenzialista e statalista di stampo sovietico, che nella testa da tanto tempo hanno avuto la forza di andare al governo, li hanno votati, ora la gente non li voterebbe più, però senatore, voglio dire, va bene lo stesso. Io li rispetto, ci mancherebbe. Senatore altro. Mallegni, una però, misura, una misura, mi dica una misura. Mi dica una misura, così poi diamo, facciamo rispondere anche Ferrara sulla misura che invece lei chiede al governo. Un esempio. Allora, esempio oggi serve, per esempio, un'azione che io tra l'altro ho comunicato a qualche esponente del governo anche nella giornata di oggi, mettendola per iscritto e come sempre faccio, indicando anche le coperture per poter fare un'operazione di questo tipo. Allora, se noi vogliamo che, per esempio, un terzo del prodotto interno lordo, che è rappresentato dal turismo e dal commercio, che vale quasi 500 miliardi, perché c'è il turismo, poi c'è l'indotto del turismo, possa ripartire e a qualche albergatore, compreso il sottoscritto, non gli venga la voglia di non aprire quest'anno, come purtroppo ci sono le condizioni per non farlo, dobbiamo fare in modo che coloro i quali attualmente percepiscono la cassa integrazione e la disoccupazione possono essere autorizzati, mantenendo questi ammortizzatori sociali, ad andare a lavorare nelle imprese e consentire alle imprese di pagargli la differenza tra quello che percepiscono dagli ammortizzatori sociali a quello che era previsto dal contratto di lavoro. Chiaro. Chiaro. Se uno prendeva 1.500 euro, 900 di cassa integrazione, 600 lo mettono le imprese, le quali pagano anche 300 euro di tasse che rientrano nel calderone nazionale che aumenta la platea. Chiaro. Ma gliene posso dire altre 20 di misure. Intanto gliene ho detto andiamo da Ferrara, dal senatore Gianluca Ferrara. Prego. Prima di finire. Sì, no, guardi, io volevo fare una breve premessa a beneficio di chi ci segue da casa, perché questa in cui ci troviamo noi oggi è una condizione del tutto inedita, senza precedenti nella nostra storia, e questa è l'emergenza più seria che il nostro paese sta affrontando nell'epoca repubblicana. Quindi non è una situazione semplice, ma noi dobbiamo essere assolutamente fiduciosi, dobbiamo fare squadra. Il presidente Conte sta dimostrando una grande serietà, determinazione e trasparenza, e tra l'altro il gradimento da parte degli italiani mi sembra sia palese. L'Italia, per come ha affrontato questa emergenza sanitaria, io tra l'altro sono capogruppo in commissione esteri, quindi ho il polso della situazione, è stata presa a modello in tutto il mondo, è diventata davvero un punto di riferimento.
e i paesi che non hanno seguito questo modello Italia ne stanno pagando caramente le conseguenze. Quindi senza le misure adottate da questo governo noi avremmo avuto un collasso del sistema sanitario nazionale. Io vorrei ricordare ai fanatici delle privatizzazioni che negli ultimi 10 anni sono stati effettuati tagli lineari alla sanità pubblica per 37 miliardi di euro. In Lombardia l'ex governatore Formigoni è stato condannato per tangenti proprio legate al sistema sanitario. La risposta non è privatizzare. Però, senatore, questo per quanto riguarda pubblica. La parte sanitaria, no? Parliamo anche di economia. C'è questa misura che il senatore Mallegni sponsorizza, caldeggia, insomma, perché anche il decreto rilancio, di cui non sappiamo ancora moltissimo in realtà, e di queste ore la notizia, prevede una grande impalcatura di protezione per le famiglie e per i lavoratori. Voglio ricordare l'estensione del bonus bebè per le famiglie, voglio ricordare l'estensione del divieto di licenziamento, voglio ricordare il reddito, il REM, il reddito di emersione in qualche modo, e poi si parla anche più genericamente di aiuti alle imprese che ancora non sono chiarissimi. Parliamo di economia, sì, e di ripartenza delle aziende. Guardi, noi con il Cura Italia abbiamo stanziato 25 miliardi di euro cash, soldi veri, con il decreto che appunto verrà presentato in Consiglio dei Ministri inizio della prossima settimana, quindi con il decreto maggio saranno 55 miliardi di euro. Complessivamente abbiamo mosso 80 miliardi di euro, queste sono misure mai adottate nella storia del nostro paese, e 15 miliardi andranno proprio a fondo perduto per imprese che fatturano meno di 5 milioni di euro. Poi per le più grandi sono previste anche altre misure. Sono previste un ristoro integrale per 3 mesi del 100% su affitti e il congelamento degli oneri fissi sulle bollette, lo slittamento a settembre dei contributi e imposte dovute proprio in questo periodo. Tra l'altro, è notizia, l'avrete sentita, dell'eco e sisma bonus, quindi sia per famiglie che per imprese, del 110%. Dovrebbe partire il 1 luglio, ma sarebbe auspicabile se partisse anche prima, quindi sull'efficientamento energetico. Abbiamo sconto sulle bollette, si sta pensando di equiparare le utenze commerciali a quelle domestiche per il mese di aprile, maggio e giugno. È prevista, e questo è molto importante anche per quanto riguarda il nostro territorio, che è particolarmente fragile perché comunque il turismo purtroppo ne risenterà particolarmente, la sospensione della tassa sul suolo pubblico, quindi per bar, ristoranti, alberghi, anche per via del distanziamento sociale che sarà obbligatorio. Ci sta anche pensando a questo bonus vacanza, una, sì, forma di credito d'imposta che è molto importante, sì, per le famiglie a reddito basso, medio-basso, che potranno appunto usufruire in Italia. L'altro giorno ho avuto una videoconferenza col ministro degli esteri Luigi Di Maio, si sta pensando di creare appunto dei corridoi per tedeschi, per russi, che con possono le patenti, anche con le patenti territorio. Di immunità. Con le patenti di immunità, credo, no? Esatto, sì, è una possibilità di farle arrivare in sicurezza, senatore, dagli aeroporti direttamente agli alberi. Senatore, però vorrei tornare dal professore Roventini, che è ancora con noi, per fare una domanda che poi voglio girare ai parlamentari anche. E cioè, in questo momento c'è un grande risparmio, per fortuna, degli italiani. Ci sono dati che dicono che ci sono molti miliardi negli istituti di credito. Ecco, questi soldi, no? Di questi soldi si potrebbero fare due cose. O una grande patrimoniale, ma ci sarebbero probabilmente delle conseguenze, degli scossoni non così evitabili, oppure si potrebbe fare anche qualcos'altro. Si potrebbe per esempio fare un grande piano di iniziative legate ad opere pubbliche, ad investimenti pubblici, in cui lo Stato chiede a chi può, a chi ha soldi da investire, di prendere in prestito questi soldi per riversarli insieme ad altri fondi, lanciando un grande piano di opere pubbliche. Secondo lei che cosa vede? La vede possibile una cosa di questo tipo? Ma innanzitutto io vorrei replicare al senatore Mallegni, dato che ha detto quello che dicevo io di tipo sovietico. Non c'è molto di sovietico,
nel supporre che delle persone che non riescono ad arrivare a fine mese durante l'emergenza del Covid-19 abbiano un reddito di emergenza. Un reddito che si chiama reddito di emergenza, per sua stessa definizione, è un reddito che dura solo durante l'emergenza e poi non c'è più, quindi non c'è nessun assistenzialismo. Tra l'altro, perché si fa un reddito di emergenza? Perché si usano gli strumenti che ci sono già, cioè il reddito di cittadinanza, senza dover inventare la ruota o strumenti nuovi che non si possono. Sì, Massimo, tanta roba. Sono 3 milioni di persone. 3 milioni di persone che altrimenti abbiamo pestato. Buoni, signori, chiedo scusa, signori, per cortesia. Lasciamo terminare. Lasciamo terminare il professore Roventini, per cortesia. Grazie. Se lei vuole parlare per slogan, li stiamo dando i soldi alle imprese. Signori, per cortesia. Solo che siete gente che nella vita non ha mai lavorato un minuto. Signori, per cortesia. Signori, professore deve gentilmente ripetere, se possibile anche, come dire, riassumendo, perché abbiamo tempi stretti, ma vorrei che finisse il concetto. No, dicevo che un reddito di emergenza per far arrivare le persone a fine mese, in questi mesi, fino a che non si finisce la fase cosiddetta di lockdown, è una politica utile e va fatta utilizzando il reddito di emergenza, perché non si possono inventare in emergenza dei nuovi strumenti. Bene, ok. Allo stesso modo vanno supportate anche le imprese. Tra l'altro la mia task force ha ipotizzato di una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, pagati in parte dallo Stato. Questo sarebbe un aiuto diretto alle imprese. Ma vi rendete conto? La sua domanda, aspetti. Io non so come mai. Ma voi state dicendo, ma vi rendete conto? Aspetti, senatore Mallegni. Le ridò la parola tra un attimo, senatore Mallegni, per cortesia. Anche chiudere qua, a me non interessa, c'è meglio da fare che stare qua a dibattere con lei. Non si capisce niente da casa, signori, per cortesia. Signori, per cortesia. Fai parlare. Per cortesia. Allora, termina il professore Roventini, poi il senatore Mallegni ha facoltà di rispondere. Signor conduttore, io sono d'accordo che sono bravino e va bene anche 2-1, 3-1, ma fatemi di una roba, perché voglio dire... Aspetti, senatore Mallegni, le do la parola subito. Se il professore è come il senatore Ferrara, io rispetto tutti e due. Le do la parola subito, molto, mi faccia... Però voglio dire, fatemi dire un punto di vista, perché se dicono due cose e io ne devo dire una sola, allora... No, le faccio rispondere, non si preoccupi, lo sa, ha sempre avuto facoltà di risposta, anzi... No, ma io se non c'ho lo spazio, con grande rispetto, tento di inserirmi e dire il mio punto di vista. Lei lo spazio ce l'avrà, però stiamo perdendo tempo, chiedo scusa. Una persona che parla è pura maleducazione. Professore Roventini, che mettono in ginocchio il paese, io intervengo. Professore Roventini, chiedo scusa. Siete stati voi professori al governo. Altrimenti possiamo evitare qua. Chiedo scusa, professore Roventini, un grande piano di investimento pubblico, anche grazie... Problemi, abbiamo risolto i problemi di tutti. Senatore, mi faccia fare una domanda, per cortesia. Siamo uno di professori che sta al governo, sta guidando il paese, è una tragedia. Quindi i problemi di questo paese derivano da diversi anni di governi di Berlusconi. Professore Roventini. E guardare quello che dicono gli altri professori. No, però così, questo è un cabaretto. Signori, allora, possiamo per cortesia abbassare i microfoni, lo chiedo alla regia, possiamo abbassare i microfoni? Io voglio sapere dal professore Roventini se un grande piano di opere pubbliche con i soldi dello Stato e di chi ci vuole stare tra i cittadini è possibile oppure no, avrebbe effetti positivi oppure no. Ma guardi, non è che noi possiamo introdurre una patrimoniale così come ha proposto lei prima. Se una patrimoniale si vuol fare, va fatta una patrimoniale a livello europeo per finanziare il budget europeo. Perfetto. E un piano di opere pubbliche, di investimenti pubblici, è una politica auspicabile, ma questo tipo di politica va fatta con un professore che è un professore anti-berlusconiano, che si è scoperto da solo. Ma tu sei l'ultimo dei berlusconiani. Eccolo là. Complimenti per l'equidistanza, bravo professore. Allora, professore, patrimoniale no, ha detto, investimenti invece pubblici. Io sono interessato a parlare con delle persone che non rispettano, se permetto, di meglio da fare, mi dispiace.
Bravo, ecco, bravo, va, arrivederci. Da una persona professore. Che sta bene, neanche no, di allora, un attimo, un attimo per cortesia, un attimo per cortesia, un attimo per cortesia. Un istituto come il suo signori, dovrebbe avere per cortesia, perché chi è invitato qui ha diritto di parlare come tutti gli ospiti. Io vorrei soltanto finire. Ma tu, se, ascolti conduttore, senatore, che tutti sanno che io sono di Forza Italia, tutti sanno che Gianluca Ferrara è del Movimento 5 Stelle, nessuno sapeva da che parte stava il professore. Adesso che ha detto che la colpa è di Berlusconi e dei suoi governi, tutti lo sanno. Bene. Benissimo, adesso, ora, siamo sul, adesso possiamo ripartire. Mi faccia terminare un secondo con il professore, poi vengo da voi, poi vengo da voi. Allora, professore, è possibile utilizzare i soldi di chi ci sta, dei privati che vogliono investire a fronte di un interesse per alimentare così, un programma di grandi opere, sì o no? Guardi, basti guardare la politica economica e i fondamentali macroeconomici italiani durante gli anni dei governi Berlusconi. Non è una questione di essere anti-berlusconiani, è una questione di essere dei professori che studiano i dati. Poi, se i suoi interlocutori vivono in un altro mondo, non è un mio problema. Possiamo anche finirla qua. Ci dia dei consigli, professore. Le opere pubbliche con un risparmio forzoso degli italiani, come giusto che sia. Quindi, patrimoniale, non ho capito. Andiamo a portare via i soldi agli italiani che se li sono guadagnati sui conti correnti. Ma voi siete tutti matti. Io infatti non l'ho detto. Una io non l'ho detto. Vede che lei parla. Portiamo via i soldi dai conti se correnti. Se lei invece di interrompere si prendesse un po' di camomilla e ascoltasse quello che dico, capirebbe che io non ho detto di fare una patrimoniale e ho detto che si vogliono fare investimenti pubblici, non si possono fare investimenti pubblici attraverso un risparmio forzoso con i soldi dei conti correnti degli italiani. Quindi se magari lei si calma un attimo e ascolta, magari... Ma come faccio a calmarmi quando sento di ste robe? Va bene, allora ci dobbiamo fermare per pochi istanti di pubblicità. Continuiamo a parlare di economia, di riapertura e soprattutto anche di banche. È argomento ormai di questi giorni che ci sono molti imprenditori che lamentano un ritardo, un'inefficienza per l'accesso ai famosi, ormai famigerati, 25.000 euro. Ci sono anche iniziative di parlamentari che vogliono far luce sulla questione. Ne parleremo ancora subito dopo lo stacco pubblicitario con il senatore Massimo Mallegni, Forza Italia, il senatore Gianluca Ferrara, Movimento 5 Stelle. Io davvero saluto e ringrazio per la disponibilità il professore Andrea Roventini, Scuola Superiore Sant'Anna. Grazie professore. Arrivederci. Arrivederci. Pubblicità, rientriamo subito, restate con noi. Per arredare la tua casa, vai da Mobili Gronchi. Rendila unica con le nostre proposte di arredo personalizzate, creative e in continua evoluzione. Ti aspettiamo a Cenaia, in via Lavoria 60, uscita Lavoria della Fipilì. Mobili Gronchi. Vive la casa insieme a te. Cerchi prodotti italiani di qualità da acquistare comodamente da casa? Allora cerchi italybest.it. Italybest.it, una scelta vastissima di arredo casa, abbigliamento, alimentari, omeopatia ed erboristeria e tanti altri prodotti, tutti garantiti e made in Italy. Acquista con un click e ricevi i prodotti direttamente a casa. E per importi superiori a 50 euro, la spedizione è gratuita. Italybest.it, il portale dei prodotti italiani di qualità. Ci trovi anche sui principali social network.
Ambiente. Grassini Impianti, concessionario ufficiale Mitsubishi Electric climatizzatori. Dal 4 maggio grandi sconti nelle nostre esposizioni di Via Ravizza 22 a Ospedaletto e Via dell'Arderelle 61 a Livorno. Per preventivi vai su www.grassiniimpianti.it o chiamaci allo 050 96 56 211. Risparmia sui consumi, purifica l'aria e assicurati una fresca estate. Restiamo a casa, ma stiamo bene. E allora, secondo blocco di questa puntata del Segno dei Tempi, saluto di nuovo e ringrazio per la disponibilità, per essere qui con noi, il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Ferrara. Di nuovo buonasera. Ancora. E il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, di nuovo buonasera. Buonasera. Quando posso poi le faccio una precisazione, perché non vorrei essere... No, lei deve fare una precisazione. Bene. Allora, vorrei chiarire a chi ci ascolta che il professor Andrea Roventini doveva essere il ministro dell'economia indicato da Di Maio. Il Movimento 5 Stelle, prima elezione del 4 marzo, presentò l'ipotetica squadra di governo e sì, Andrea Roventini era stato indicato come ministro dell'economia. Era uno quindi, dei nomi, certamente, però... Quindi, caro il mio Ippolito, quando... Che lei è un bravo figliolo, ma è furbino. Quando si fanno gli inviti, e voi potete invitare chi volete, anzi vi ringrazio che mi invitate me, quindi se invitate me vuol dire che proprio non vi era rimasto nessuno e sono felice... Senatore, per cortesia, pubblico, per cortesia. Allora, è notizia. Dite al pubblico che il signor Roventini è un signore. Allora, l'abbiamo detto stelle. Questo, l'abbiamo chiaro? Detto, ma lo diciamo anche chiaro? Noi, credo sia cosa anche risaputa. È risaputo anche che fa parte della Scuola Superiore di Sant'Anna ed ha scritto recentemente con Joseph Stiglitz, che insomma è uno dei massimi Ippolito, esperti mondiali Ippolito, di economia. Ippolito. Sì. Ippolito. Da Di Maio come ministro dell'economia per le elezioni del 4 marzo 2018, sì o no? Assolutamente sì, ma questo non è un problema. Bene, basta. Ma mi interessa altro. Basta. Questo non è un problema, assolutamente. Era una cosa anche, tra l'altro, risaputa. Ma io non solo 2-5 stelle contro Mallegni, anche 4, non ho problemi. Va bene, senatore Mallegni, però mi dica se è possibile utilizzare in maniera costruttiva i risparmi degli italiani con un interesse per questo prestito, riconoscendo un interesse. Allora, su questo, Forza Italia ha presentato un emendamento sul Cura Italia che, come diceva poco fa il collega Ferrara, ha indicato 25 miliardi e, come lei ben sa, ancora le casse integrazioni non stanno arrivando agli italiani, quindi voglio dire, i soldi non ci sono, non sono soldi veri ma sono fantasia. Sul Cura Italia noi abbiamo presentato un emendamento legato appunto al risparmio degli italiani, perché l'obiettivo è quello anche di ricomprarsi il nostro debito pubblico, e quindi abbiamo proposto di emettere fino a 1.000 miliardi di buoni ordinari dello Stato a 4 anni rinnovabili ad un interesse superiore al 2,5%, in modo che lo Stato italiano si finanziasse garantendo ai propri cittadini un rendimento e gli italiani finanziassero lo Stato garantendosi loro il rendimento analogo. Così si fa. Quindi sì. Cioè, non si obbligano gli italiani a dargli i soldi, ma si dice: noi mettiamo sul mercato fino a 1.000 miliardi di bot, gli italiani che hanno dei risparmi che si aggirano intorno ai 5.000 miliardi più o meno sui conti correnti potranno decidere se acquistarli o meno, in ogni caso è fino a 1.000 miliardi. Il governo lo ha respinto, oggi qualcuno ne riparla. Sentiamo il senatore Ferrara. Io ero rimasto ai 4.000 miliardi effettivamente di risparmio privato negli istituti di credito, ma tant'è. 5.000. Tant'è, quello, di quella cifra stiamo parlando. Senatore, la stessa domanda. Io
prima di tutto volevo dirle che può anche invitare Milton Friedman, per me non è un problema perché a me piace molto il confronto educato e civile, quindi non c'ho nessun tipo di problema a differenza del mio collega Ferrara. Mallegni. Per quanto riguarda le banche è un tema particolarmente serio perché noi col decreto liquidità già 100.000 imprese hanno avuto accesso al prestito di 25.000 euro, ma obiettivamente non è sufficiente. Noi non abbiamo una banca pubblica di investimenti che direttamente possa prestare ai clienti i propri capitali. Tra l'altro nel programma del Movimento 5 Stelle è prevista proprio una banca pubblica di investimenti. Quindi siamo dovuti ricorrere a degli istituti privati. Ma io in questi giorni ho scritto una lettera a diversi istituti di credito della Versilia, non solo, perché mi sono giunte diverse purtroppo segnalazioni di piccoli imprenditori che hanno difficoltà a ricevere crediti da parte del sistema creditizio. E purtroppo è vero non solo in Toscana qui da noi, ma ovunque, perché ieri in Senato il ministro Patuanelli ha detto che le banche non stanno collaborando e questo è gravissimo. Perché senza l'ausilio delle banche, io vorrei ricordare a chi ci segue che il decreto liquidità prevede garanzia al 100%, il tessuto economico collassa e in particolare la Versilia, che come dicevo prima è un territorio fragile per via del turismo. E concordo con la presidente della commissione d'inchiesta sulle banche Ruocco, che ha annunciato l'invio di un questionario per verificare il loro comportamento. Questo è il tempo in cui ognuno deve fare la propria parte. Se le banche non fanno, ovviamente senza generalizzare, per l'amor di Dio, se ne assumeranno la responsabilità sociale, etica. Senatore e non Ferrara, ma non c'era un altro modo per far arrivare i soldi? C'è un unico valore in aumento nel nostro paese. Senatore questo Ferrara, valore, chi mi sa dire qual è? No, è aspetta, quello aspetta. Di usura, è aumentato del 9% rispetto al marzo dell'anno scorso. Che è una piaga. Però, senatore, aspetti, lavoro, mi faccia parlare. Senatore Ferrara, non c'era un altro modo per far arrivare i soldi alle aziende? Guardi, in un momento di emergenza questo era l'unico, come dicevo prima, non avendo una banca pubblica di investimenti, modo per arrivare velocemente. Ma adesso con il decreto che il Presidente del Consiglio sta elaborando con i vari ministri, arriveranno, come dicevo prima, direttamente alle imprese e alle famiglie i benefici. Io però una parolina la volevo dire sul reddito di cittadinanza, perché è importante, forse prima non si è sentito, perché in questo momento se noi non avessimo avuto il reddito di cittadinanza, 3 milioni di persone non avrebbero avuto da mangiare, ci sarebbero state delle vere e proprie rivolte sociali. Il tanto vituperato reddito di cittadinanza, adesso un po' tutti, tranne mi sembra Mallegni, lo voglia estendere. Ci sarà invece, come si accennava prima, un reddito di emergenza per altri. Per un tempo limitato. Dobbiamo tutelare i più fragili. È fondamentale tutelare le parti più fragili. Allora, senatore Ferrara, lei sa che ci sono, diciamo, anche chi sostiene il reddito di solidarietà, insomma, il reddito di cittadinanza, come dire, tende a separare il sostegno alla povertà dalle politiche attive del lavoro, che forse è l'aspetto che ha fallito un po' di più, che ha avuto più difficoltà del reddito solidarietà, del reddito di cittadinanza. Io però vorrei far sentire ad entrambi un contributo. Il presidente regionale di Federalberghi, la settimana scorsa, all'interno di questa trasmissione, il presidente Barbetti, lo dico per la regia, Daniele Barbetti, ha parlato proprio delle banche e ha chiesto al governo, al legislatore, diciamo in realtà, di fare alcune cose, di modificare alcune cose in una fase di sburocratizzazione, no? Di semplificazione di certe procedure. Allora, sentiamo cosa dice il presidente di Federalberghi e poi rientriamo in studio.
Una battuta sul tema della liquidità: se vogliamo affrontare il tema in maniera seria, il governo deve intervenire per creare uno scudo penale per la concessione abusiva di credito, perché se non viene creato uno scudo per i consigli di amministrazione delle banche, noi il credito non lo vedremo per una serie di ragioni, ma serve uno scudo penale per depenalizzare alcuni reati a cui sarebbero sottoposti i consiglieri di amministrazione, i direttori generali e i direttori del risk management del sistema bancario. Per cui, se io seguo quello che diceva l'assessore Bugli prima, servono misure straordinarie per affrontare una situazione straordinaria, e questa è una assoluta necessità se vogliamo fluire il credito, perché stiamo utilizzando un canale sostanzialmente ordinario e così non può funzionare. Allora, vado dal senatore Mallegni subito e poi sul tema torniamo da Gianluca Ferrara. Senatore Mallegni, insomma, ci sono casi che sembrano documentati di istituti di credito che utilizzano i 25.000 euro per andare a copertura di debiti pregressi. Ci sono casi che sembrano documentati di istituti di credito che rallentano in maniera davvero dolorosa la procedura per prendere questi 25.000 euro e la riflessione di Barbetti, che in qualche modo fa emergere un problema, dice c'è anche la burocrazia che in qualche modo, anche per gli istituti di credito che vorrebbero fare qualcosa, anche quegli istituti devono fare i conti con un rischio che potrebbe tradursi anche in un'azione penale. Insomma, è davvero un problema che non sembra facilmente risolvibile. Come no? Come no? Basta scrivere delle leggi con granus salis, col cervello, e quindi bisogna fare delle norme che, non come quella del decreto liquidità, che è una assurdità, perché noi abbiamo detto alle imprese che non lavorano, abbiamo detto alle imprese che perdono fatturato, abbiamo detto alle imprese che hanno tutto il personale in cassa integrazione, abbiamo detto alle imprese, quindi, che non hanno nessun incasso, di andare in banca a fare altro debito da sommare al debito che già hanno ovviamente accumulato negli anni, perché le aziende negli anni, se sono aziende che funzionano, fanno investimenti, fanno mutui, hanno scoperti di conto, eccetera. Quindi, oltre a non lavorare, dobbiamo andare nuovamente in banca e dobbiamo andare a prendere delle risorse. Ci fu una conferenza stampa del presidente Conte: 400 miliardi a vostra disposizione. Basta che chiediate alle imprese se hanno ancora preso per il momento il becco di un quattrino, perché dire che ci sono 96.000 domande evase su 3.600.000 partite IVA nel nostro paese vuol dire avere una visione parziale della questione. Prima questione. Quindi il decreto liquidità non è un decreto liquidità, ma è un decreto salvabanche che mette nelle condizioni la SACE, che deve dare le garanzie, di potersi pappare le nostre aziende quando non riusciremo a pagarle, perché tra l'altro sono 6 anni, forse lo porteranno a 8, il periodo del rimborso. Seconda questione. Il Barbetti fa bene a dir questo, perché lui è un imprenditore, come me del resto, e quindi dice: io ho un problema, devo tentare di risolverlo immediatamente. E come dice di fare? Mettiamo nelle condizioni i funzionari e i consigli di amministrazione delle banche di non incorrere in quelle sanzioni che sono previste dal Basilea 1, 2 e Ter e Quater, tra l'altro. Ma non era necessario fare questo, era necessario fare una norma diversa, nella quale si diceva alle banche che a semplice richiesta doveva essere erogato il finanziamento con garanzia immediata, cosa che non c'è stata. Quindi io apprezzo il lavoro che fa Gianluca di fare la segnalazione delle banche che in qualche modo non hanno ottemperato. Infatti ora ci arriviamo. Eccetera. Benissimo, benissimo. Però non possiamo chiedere a un gatto di diventare un cane, perché diventa un problema grave, ovviamente. Allora, l'altra questione, chiudo soltanto su questo, legato appunto alla capacità delle imprese di poter guardare avanti anche senza andare nuovamente in banca a prendersi i quattrini, è quello che dicevo prima. Perché tutti quelli che prendono il reddito di cittadinanza, per esempio, e che stanno a casa a poltronare, dovrebbero essere impiegate nei campi al posto degli immigrati che vuole far rientrare la signora Bellanova, oppure bisognerebbe mandarli a lavorare nella pubblica amministrazione e non a 2 ore a settimana, perché sa che io faccio l'amministratore pubblico, quindi conosco i dettagli anche del territorio. Assessore Pietrasanta. Dovrebbero andare a tagliare l'erba, dovrebbero andare a guidare i pulmini, dovrebbero andare a fare i servizi di vigilanza nelle scuole,
dovrebbero fare. È chiarissimo, senatore Mallegni. Invece il reddito di cittadinanza è un assistenzialismo puro e assurdo. Madonna. Chiarissimo, chiarissimo. Mette in ginocchio le persone. Voglio domandare al senatore Ferrara. Voglio domandare al senatore Ferrara se questi casi che lei ha, di cui ha saputo, di cui è venuto a conoscenza, lei ha dichiarato, li porterò al Ministero dell'Economia e alla Presidenza del Consiglio. Quando succederà questa cosa e cosa farete? No, io però voglio dire una cosa, perché sembra che se voglio dire, caro Massimo Mallegni, negli ultimi vent'anni questo paese è stato governato da quelle politiche economiche che ha incarnato il tuo amico Silvio Berlusconi. Non mi sembra che ci avete lasciato un paese energico, un paese distrutto sotto tutti i punti di vista. Noi la realtà, sai qual è, se vogliamo alzare un po' il livello, è che noi dagli anni 70 ad oggi, non mi interrompo perché io qua già sento poco, il modello economico neoliberista, siamo soggiogati a questo modello economico che proprio come il coronavirus è diventato una pandemia, dopo i 30 anni delle politiche keynesiane, i stati svolgevano un ruolo fondamentale. Poi, come sai bene, o immagino che tu sappia o debba sapere, che con la Thatcher in Gran Bretagna e Reagan negli Stati Uniti d'America, questa c'è stata una controrivoluzione. Poi, con la caduta del muro di Berlino nell'89, il neoliberismo si è diffuso ovunque. E voi siete figli di questo modello sociale, che è un modello sociale che è anche l'origine di questa crisi, perché questo è diventato un modello non solo economico, ma appunto anche sociale. Non c'è più empatia, non c'è più solidarietà e soprattutto il senso di comunità ha fatto posto a un individualismo sfrenato. Senatore, è chiarissimo, senatore Ferrara. Tutti dei consumatori obbedienti. Noi dobbiamo rimettere in discussione tutto, perché dopo questa pandemia, se non cambiamo modello sociale e economico, ritorneremo punto a capo. Noi dobbiamo investire in scuola. Mi scusi, la devo interrompere. Mi scusi, la devo interrompere, senatore Ferrara. Torniamo un attimo ai casi che in Toscana, hanno riguardato nelle imprese. Statalizziamola l'Italia. Ok, Mallegni, per cortesia, mi faccia fare la domanda al senatore Ferrara, per cortesia. Senatore Ferrara, questi casi di cui lei è venuto a sapere, li ha portati all'attenzione della Presidenza del Consiglio? Ippolito, mi scusi, ma lei lo sa che nel decreto cosiddetto rilancio l'idea di questi fenomeni della maggioranza è quella di andarsi a comprare le aziende italiane, entrare nel loro capitale e divorarle? Ma lei lo sa? Non è vero. No, allora lo vedranno gli italiani domani l'altro quando uscirà. Te lo leggo, poi che ti leggo subito l'articolo. C'è una dichiarazione di Matteo Renzi che si è imposto perché questo non succeda e come dire, Italia Viva è nel governo. Senatore Ferrara, però mi interessa per la Toscana capire quali sono questi casi di cui lei è venuta a conoscenza di istituti di credito che creano qualche problema agli imprenditori. Mi risulta che si parli della provincia di Lucca e vorrei capire se questi casi arriveranno alla Presidenza del Consiglio per i chiarimenti. Ma guardi, come dicevo prima, questo purtroppo non è un caso che riguarda soltanto la Toscana o la provincia di Lucca, purtroppo è un problema, come accennavo prima, generalizzato, proprio perché le banche non stanno svolgendo il loro lavoro, nonostante ci sia la possibilità di dare crediti con garanzia da parte dello Stato. Io le dico che già ho scritto al Presidente del Consiglio, già ho parlato con il ministro Patuanelli si deve assolutamente risolvere questo problema. Ho mandato diverse email, so che alcuni, mi ha detto un collaboratore, hanno risposto, domani li chiamerò, perché non è accettabile, perché a me sono arrivate anche delle voci di qualche, non so, mi auguro che non sia vero, però me l'hanno confermato anche alcuni miei colleghi proprio in Senato l'altro ieri, che magari per alcuni direttori di banca, non essendo della maggioranza, vicini alle idee della maggioranza, non vogliono dare credito alle imprese. Io ripeto, in questo paese c'è sta attraversando un periodo veramente di grandissima turbolenza. Dobbiamo unire tutti quanti le forze, tutti, la politica,
le istituzioni tutte, le banche, anche quelle, le varie aziende, è fondamentale che ognuno faccia la propria parte, perché se è vero che uno squalo non può diventare vegetariano, noi allora a quel punto dobbiamo sicuramente farla pagare cara agli squali, perché sono morte 30.000 persone nel nostro paese, e per poterli veramente rispettare. Senatore Ferrara, l'ultima domanda la faccio ad entrambi, la faccio a lei e al senatore Mallegni. Il modello Italia sulla vicenda sanitaria sta facendo scuola, e questo deve essere riconosciuto. C'è un problema però in questi giorni che riguarda le mascherine a prezzo calmierato. Abbiamo anche preparato un piccolo reportage, io cercherei di mandarlo in onda, parlo con la regia pilotata da Luca Gelli. Mascherine al rientro, magari cerchiamo di rispondere in maniera telegrafica a questa questione. Allora, intanto andiamo con mascherine. Le mascherine non sono mai abbastanza, certo non siamo più nella situazione di emergenza di alcune settimane fa. È il punto di vista dei farmacisti che consegnano le mascherine della regione, 600-700 al giorno, e ne vorrebbero di più in modo gratuito, e che chiedono al governo che arrivino le famose mascherine da vendere a 50 centesimi più IVA l'una. Dottor Margini, com'è la situazione? Intanto cominciamo con la distribuzione delle mascherine chirurgiche da parte della Regione. Come sta andando? Allora, noi stiamo facendo un lavoro molto gravoso, sinceramente, perché tutti i pomeriggi facciamo un lavoro molto veloce per soddisfare al massimo le persone nella maniera più veloce possibile. Gratuitamente, chiaramente, perché questo è un servizio gratuito che non viene compensato in nessuna maniera. Ce ne arrivano circa 700-800 tutti i pomeriggi, bisognerebbe giustamente che ce ne arrivassero un po' di più, perché purtroppo in un'ora le finiamo. Voi naturalmente come farmacia vendete alcune tipologie di mascherine. Per ora vendiamo le KN95, che sarebbero le FP2, sui 7 euro vengono al pubblico. Le mascherine chirurgiche che ci chiedono, quelle che Conte ha stabilito a 50 centesimi più IVA, purtroppo per ora non si trovano, sicché auspicherei che ce le consegnassero, ce le dessero a un prezzo giusto per poter perlomeno un minimo ricarico per il nostro lavoro, però per ora non ce le danno. Allora, senatore Mallegni, vengo subito da lei. Mascherine chirurgiche a prezzo calmierato, dove sono finite? Federfarma è intervenuta nelle scorse ore, ha detto fatecele vedere queste mascherine e poi noi le consegneremo. Però ho bisogno di due commenti telegrafici. Mallegni. Ma come si fa a fare il commento telegrafico? Io combatto sulle mascherine con Arcuri e con Borrelli dal 12 di marzo. Per quanto riguarda il loro acquisto, i loro prezzi e la loro distribuzione. Le FFP2 erano state presentate alla Protezione Civile anche da me attraverso 4-5 imprese nazionali ad un prezzo inferiore ai 3 euro la prima volta. La seconda volta le FFP2 senza filtro, che sono quelle, diciamo così, solidali, nel senso sono quelle che garantiscono l'entrata in uscita. Come no, come no. Le abbiamo proposte al governo attraverso un gruppo importante a 0,80 più IVA. Ancora dopo un mese e mezzo, più di un mese e mezzo, non gli è stato fatto neanche la richiesta di presentare un'offerta. E sulla questione delle mascherine, visto che il mio amico Ferrara gli piace tanto la magistratura, spero che questa magistratura ci infili le mani fino in fondo e ci metta anche i piedi dentro, perché la questione non funziona, non gira, e ci sono delle questioni aperte che non sono mai state risolte. Chiaro. Il prezzo di 0,50 è un prezzo intelligente da far rispettare, ma come ha sentito dal servizio, ed è ovunque lo stesso problema,
queste mascherine non si trovano. Allora, senatore Ferrara, non si trovano. Senatore Ferrara, grazie Mallegni. Senatore Ferrara, tra l'altro il servizio di Patrizia Menghini, ovviamente la collega che ringrazio davvero. Senatore Ferrara. Sì, no, per quanto riguarda il tema delle mascherine, io vorrei ricordare davvero il grande lavoro che è stato svolto dalla Farnesina durante il pieno periodo dell'emergenza. Se non fosse stato per i nostri buoni rapporti, se non fosse stato da parte nostra di aver teso la mano verso la Cina, allora quando ho escluso l'epidemia, non avremmo potuto ricevere così velocemente tante mascherine, perché va da sé che noi le dobbiamo produrre ora in Italia, ma all'inizio i ventilatori e le mascherine ce ne servivano talmente tanti che oggettivamente non c'era la possibilità di riceverle. Quindi ben venga il lavoro che è stato fatto da Luigi Di Maio, ben venga la nostra apertura con la Cina, il tanto osteggiato Memorandum of Understanding con la Cina ha fatto sì che noi abbiamo potuto ricevere da quel paese tanta solidarietà, ma non soltanto dalla Cina, da tanti altri paesi, da circa 40 paesi anche il virus del mondo. Quindi questo qua è stato sicuramente un merito fondamentale che secondo me va sempre sottolineato. Io ringrazio Dio ogni giorno che in quei posti ci siano state le persone giuste e non dei cialtroni che ci avrebbero veramente distrutto. Senatore Ferrara, però Mallegni, senatore Mallegni dice c'è qualcosa di poco chiaro, no? in questo giro, in questa partita di giro. No, ma io per a differenza del senatore Mallegni ho grande rispetto della magistratura. Quello che ha detto il senatore Ferrara. Quindi se la magistratura deve fare il proprio corso. Aspetti, Ferrara, prego. Il proprio corso, posso parlare? Sì, il proprio certo. Corso, il proprio percorso, e quindi troverà se ci sono state, ed è giusto che sia, se ci sono stati dei problemi. Però a me mi risulta che il commissario dell'emergenza Arcuri con Federpharma abbia trovato un accordo con la vendita alle farmacie a un prezzo di queste mascherine di 38 o 40 centesimi l'una, che poi verranno rivenduti a 50 centesimi. Quindi benissimo. Poco alla volta, ovviamente ce ne serviranno tantissime di queste mascherine, bisogna aumentarne anche la produzione, e io poi auspico che prima o poi faremo a meno anche delle mascherine, allora quando troveremo una terapia. Allora, senatore Mallegni, cosa voleva dire? Dobbiamo chiudere. No, volevo dire che è successo esattamente il contrario. La nostra scarsa il nostro scarso valore della nostra politica estera ha comportato, e questi sono dati di fatto, vi mando i documenti perché sono dati di fatto oggettivi, che nel periodo tra l'11 e il 27 marzo venivano scaricati i nostri aerei con le nostre mascherine, e venivano caricati quelli per la Germania, quelli per l'Austria, quelli per la Francia e quelli per l'Olanda. È dovuto intervenire non soltanto il signor ministro degli esteri, che non se lo fila nessuno, Massimo, nessuno, Berlusconi quando andava all'estero, il signor ministro degli esteri, che come secondo lavoro ti ricordi ai congressi, signori, così però non si capisce niente, mi abbassate per cortesia questi microfoni. Allora Mallegni, chiarissimo, replica Ferrara per cortesia. Noi invece finalmente stiamo riacquisendo credibilità. Noi durante il governo Berlusconi siamo diventati a barzelletta. No, Ferrara, però mi serve, devo chiudere. Ferrara, mi serve un impegno. Finalmente trovando persone serie al posto giusto. Mi serve, giusto. Un impegno, Ferrara. E siamo orgogliosi di questo, del lavoro che stiamo facendo. Io non ti sento, Massimo, dopo telefono mi spieghi con calma, perché non ti riesco a sentire. Sono dovuti intervenire i nostri partner, perché altrimenti non ci caricavano il materiale. Chiarissimo, io ringrazio Massimo Mallegni, Forza Italia, Gianluca Ferrara, grazie a tutti, senatore Movimento 5 Stelle, senatore Mallegni ovviamente, grazie davvero per la vostra disponibilità, torneremo di nuovo a discutere di questi temi insieme. Io già vi anticipo l'invito qui in studio da noi, perché vorremmo riaprire anche gli studi radio televisivi per l'informazione. Pochi istanti di pubblicità, tra pochissimo un'intervista al sindaco di Pisa Michele Conti. Il tema, la sburocratizzazione e i poteri, i compiti da attribuire agli amministratori locali per agevolare la ripartenza. Pochi istanti di pubblicità e torna il segno